Bentrovati cari amici per questo nuovo appuntamento in preparazione al tempo dei segreti di Medjugorje. Siamo giunti a una puntata particolarmente significativa, siamo a quella numero 24 del 2 dicembre. Abbiamo cominciato un tempo che è particolarmente propizio per parlare di preparazione e di attesa, perché è il tempo dell'Avvento, è il tempo che ci vede protesi ad accogliere la venuta di Gesù. Attendere. È molto interessante l'etimologia di questa parola, no? Attendo, sono teso verso. E questo riguarda anche il tempo dei segreti, riguarda anche il senso di queste catechesi. Non le sto certo proponendo solo per far conoscere dei messaggi o per dare delle informazioni in più e neanche per speculare in maniera magari arrovellata o distratta sulle date di questi grandi avvenimenti che cambieranno il mondo e la Chiesa. Ma l'idea, lo ricordo, è quella di offrire un percorso concreto e pratico di preparazione. Essere davvero tesi verso questo avvenimento significa essere incapaci, con la grazia del buon Dio, di prepararsi per viverlo nel tempo presente, non rimanere in passiva attesa. E in fondo significa fare tesoro, lo ripeto, di quella lezione che già il Vangelo ci propone, quando Gesù ci dice che nessuno, per quanto si possa dare da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita. E quando, soprattutto al termine dei suoi discorsi apocalittici, quando parla degli ultimi tempi, ci esorta a vigilare nella preghiera. In fondo esorta anche questa preghiera vigilante i suoi apostoli, quando è nel giardino degli ulivi, quando aspetta di essere arrestato, quando sta per compiersi il momento cruciale della storia della redenzione. Pregate e vegliate per non entrare in tentazione. Perché? Perché lo spirito è pronto, hai il desiderio, sei determinato, ma la carne è debole. La nostra fragilità nel cammino terreno richiede una costante preparazione. E questo vale anche per l'attesa del tempo dei segreti, che coincide con il trionfo del cuore immacolato di Maria. Giungiamo a un messaggio molto importante di quelli della serie del 18 marzo, che Mirjana, veggente di Medjugorje, riceve in un giorno particolare. In quel giorno ha la sua apparizione annuale, un'apparizione straordinaria che rimane, possiamo dire così, dopo che si sono concluse le apparizioni quotidiane. Ha ricevuto il decimo segreto con il Natale del 1982. Dal 1987 ci sono dei momenti molto particolari in cui Mirjana riceve delle locuzioni il 2 di ogni mese, dal 97 dei messaggi particolari rivolti soprattutto in favore di coloro che ancora non hanno fatto esperienza dell'amore di Dio, i non credenti. Una serie di messaggi del 2 del mese che si sono conclusi il 2 marzo del 2020, quest'anno, dopo 33 anni di apparizioni straordinarie e mensili. Cessate queste apparizioni, sono rimaste però quelle annuali e straordinarie. Il 18 di marzo, la data del compleanno di Mirjana, ma anche un giorno che, ha detto la Madonna, capiremo quanto sia importante quando comincerà il tempo dei segreti. Ecco perché noi stessi, andando verso il compimento di questo nostro percorso di 40 puntate, guardiamo con attesa a quel marzo 2021 in cui è possibile che si vada a comprendere il perché il 18 marzo sia così importante nel tempo dei segreti. E parlando di tempistiche, mi preme dire che ovviamente questo non significa porre, come si può dire, dei vincoli o dei limiti, il soprannaturale sorprende sempre, ma sarebbe forse temerario sottovalutare la prossimità di questi avvenimenti. I veggenti hanno detto che bisogna essere pronti, e Visca più volte nel recente passato, parlando con pellegrini a Medjugorje, ha detto che il tempo della grazia sta per finire, perché incomincerà il tempo della prova e della purificazione, il tempo dei segreti. E nel 2021 ci sono 40 anni di apparizioni, e questa cifra è ovviamente molto importante. È il tempo dell'esodo del popolo che in fuga dall'Egitto arriverà nella terra promessa, e sono i giorni di digiuno nel deserto che vengono affrontati da Gesù per mostrare all'uomo come affrontare le tentazioni e le prove. Sappiamo bene che il tempo dei segreti sarà anche il tempo dello scatenamento satanico, il tempo in cui il piano di Satana si opporrà al piano di Maria, che è l'Immacolata. Sappiamo che la vittoria di Cristo, ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria con la grazia del Signore, ma la prova non viene tolta. Quanto durerà questo tempo di prova?
Ecco, personalmente credo che non sarà questione di pochi giorni, ci sono 10 segreti che devono essere rivelati uno dopo l'altro e facilmente richiederanno un certo tempo. Prima i due ammonimenti, poi il segno sulla collina visibile a tutti e poi ci sarà, come si può dire, questa sorta di successione di 7 grandi prove, 7 castighi, ovviamente intesi nel senso biblico. E bisogna pensare che sia possibile vivere questo tempo senza lasciarsi prendere dall'ansia e dall'angoscia, ricordando come proprio nel 2001 la regina della pace avesse detto a Medjugorje che il digiuno e la preghiera sarebbero stati un ottimo antidoto alla paura del futuro e alla paura rispetto al male. Ma è importante anche ricordare che questo tempo permetterà molte conversioni proprio perché le prove saranno diluite in un certo arco temporale. Io mi sono fatto l'idea che questo tempo, complessivamente parlando, possa essere di poco superiore ai 3 anni, 3 anni e mezzo per la precisione, perché alcune scritture profetiche dell'Antico Testamento parlano di questi 42 mesi o 1260 giorni, oppure un tempo, due tempi e mezzo tempo, dove tempo indica un anno, ma soprattutto è il capitolo 12 dell'Apocalisse, laddove si descrive la lotta tra la donna vestita di sole, cioè la Madonna, figura anche della Chiesa, e il dragone infernale. E se il primo combattimento escatologico coincide con i 10 segreti, come ci è dato intendere dai messaggi della Madonna, se è vero che quelle di Medjugorje sono le ultime apparizioni per l'umanità, perché la Madonna conclude il suo compito preparandoci e guidando i suoi figli alla vittoria contro il maligno, con la grazia di Cristo, nel primo combattimento escatologico che è segnato dal tempo dei 10 segreti, allora a quella pagina dell'Apocalisse dobbiamo fare riferimento. E a questo riferimento ci riporta anche Giovanni Paolo II, quando proprio nell'occasione in cui viene data lettura della terza parte del segreto a Fatima, siamo nel 13 maggio del 2000, chiede che venga letta durante la celebrazione eucaristica questa pagina, Apocalisse 12. Per far capire come l'orizzonte di interpretazione della terza parte del segreto di Fatima era escatologico e questa terza parte si conclude, si compendia, si completa, si compie in Medjugorje. Potremmo dire che i 7 segreti di Medjugorje, che vanno dal quarto al decimo, i castighi, sono in fondo sintetizzati in questa grande immagine della guerra e della persecuzione alla Chiesa che emerge dalla visione che Lucia ha nella terza parte appunto del segreto. E potremmo dire proprio che in questo senso di attesa c'è un'immagine molto utile per capire la durata dei segreti, perché nell'Apocalisse, al capitolo 12, si dice a un certo punto che il dragone si scatena contro la donna che sta per partorire, per divorare il bambino, ma la donna viene portata al sicuro, nel deserto, viene portata nel centro del deserto al sicuro per 42 mesi, per 3 anni e mezzo. E quando la Madonna parla di Medjugorje, soprattutto all'inizio, ne parla come di un'oasi in mezzo al deserto. Allora mi faceva pensare questo, che forse la regina della pace dice che Medjugorje è quell'oasi in mezzo al deserto in cui lei trova rifugio con lei e i suoi figli in maniera ideale, spirituale, non soltanto fisica, non si può essere tutti a Medjugorje, durante soprattutto il tempo dei segreti. E poiché trova rifugio durante la battaglia per 3 anni e mezzo, mi fa pensare che questo sarà il tempo della durata dei segreti. Ma questa è un'ipotesi, ecco, personale, ma ci tenevo a condividerla. E mi colpisce come proprio a Giovanni Paolo II dobbiamo ancora fare riferimento, presentando il messaggio di questa volta, del 18 marzo 2005. Perché? Perché di lì a poco, dopo 2 settimane, proprio Papa Giovanni Paolo II sarebbe morto. Era il 2 aprile del 2005, alle 21:37. 2 settimane prima, nell'apparizione annuale, Marianna riceve questo messaggio: Cari figli, io vengo a voi come madre, che al di sopra di tutto ama i suoi figli. Figli miei, desidero insegnare anche a voi ad amare. Io prego per questo. Prego affinché riconosciate mio figlio in ogni vostro prossimo. La via che porta a mio figlio, che è vera pace e amore, passa attraverso l'amore al prossimo. Figli miei, pregate e digiunate affinché il vostro cuore sia aperto per questa mia intenzione. Un messaggio bellissimo perché ci rassicura su quanto siamo cari a
alla Madonna. Ogni messaggio inizia, ognuno degli oltre 1200 messaggi pubblici dati in 40 anni di apparizione incomincia dicendo cari figli. E la Madonna ci assicura che c'è madre e che ama i suoi figli, tutti i suoi figli, sopra ogni cosa. E ci vuole insegnare ad amare. Perché questo? Perché questo fa parte del suo progetto salvifico. Vuole presentare tutte le anime a Dio. Ci invita alla conversione, vuol dire che ci invita a conoscere Dio. Ma se Dio è amore, come conoscere Dio se non amando? È per questo che dice, prego per questo, intercedo per questo, perché è una grazia incommensurabile. E come si fa a riconoscere Dio che è amore? Guardando a Gesù Cristo, al Figlio di Dio, al Figlio della Vergine Maria, che mostra al mondo la misericordia di Dio, l'amore di Dio. Per sapere che Dio è amore, basta guardare fino a che punto il Figlio ha saputo amare l'umanità, fino al punto di morire in croce. Ma come faccio a conoscere il volto di Dio che è amore contemplando il volto di Cristo? Lo riconosco nel prossimo. Prega la Madonna affinché i suoi figli possano riconoscere, dice, mio figlio in ogni vostro prossimo. La via che porta a suo figlio passa attraverso il prossimo. Amando il mio prossimo, arrivo a riconoscere Gesù che è vera pace e amore. E riconoscendo in Gesù il vero amore, conosco il volto di Dio, che è amore per essenza. È un percorso difficile perché sappiamo quanta fatica facciamo col nostro prossimo. A malapena riusciamo a tentare di andare d'accordo con quelli di casa nostra, figurarsi quelli che stanno fuori, che incontriamo nella vita quotidiana. Eppure non c'è alternativa. Essere il popolo di Dio ci chiede di riconoscerci come figli di un padre che ci esorta a riconoscerci fratelli. Allora, non serve, andare in missione fino agli estremi confini del mondo, quanto piuttosto riconoscere nelle persone che incontriamo quotidianamente, a partire da casa, ma anche fuori casa, il vicino, sul lavoro, a scuola, con gli amici, non soltanto in chiesa, essere attenti a chi mi sta accanto, ma soprattutto quando siamo nel mondo, no? Questa chiesa in uscita, di cui parla Papa Francesco non fa altro che rispondere obbedendo al mandato missionario di Gesù, che al termine del Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, versetto 20, esorta i suoi ad andare fino ai confini del mondo per annunciare il Vangelo. E questo dobbiamo farlo anche noi, testimoniare il Vangelo amando, testimoniare Dio esprimendone l'amore. Noi vedremo Gesù nel prossimo che c'è dinanzi. Se leggiamo il capitolo 25 di Matteo, il giudizio universale, vediamo che il metro di giudizio alla fine sarà l'amore, sarà la carità. Tutto quello che abbiamo fatto al più piccolo nel nome di Gesù ci verrà computato come atto di amore e di misericordia, come se l'avessimo fatto a Gesù stesso. Ecco perché allora conoscere Gesù vuol dire conoscere il volto, di Dio che è amore. Ma per conoscere Gesù, che è la vera pace, il vero amore che il nostro cuore cerca, dobbiamo passare attraverso il prossimo. Allora, prepararsi ai segreti per noi che cosa significa? Non soltanto fermarsi a riflettere, a meditare su questi messaggi così ricchi e così importanti, ma cercare di tradurre in carità la fede, perché divenga una fede vissuta. Nella carità che eserciteremo nei confronti del nostro prossimo, troveremo una via sicura per riconoscere Gesù, che si è fatto povero, che si è fatto uomo, che si è fatto fragile, per manifestare la potenza dell'amore di Dio. Amando nella carità concreta di tutti i giorni, come la provvidenza ci offre di poter fare, troveremo il modo migliore per crescere in quell'amore, in quella conoscenza di Dio che ci dona pace e amore. Allora quando cominceranno i segreti non saremo turbati, non saremo sconvolti, saranno eventi drammatici con cui la Madonna, come ha detto a Miriana, intende cambiare il mondo e anche la Chiesa. E noi rimarremo nella pace e nell'amore perché saremo con Gesù. Come ci ricorda la Regina della Pace nel messaggio del luglio 2019, le prove verranno, noi non saremo forti, il peccato regnerà, ma se sarete miei vincerete, dice, perché troverete rifugio nel cuore di mio figlio. Pratichiamo allora questa carità e questo amore nei confronti del prossimo per conoscere Gesù ed essendo sempre più in comunione con Lui, trovare rifugio sicuro per affrontare il tempo della prova. Sia lodato Gesù Cristo.